Negli ultimi tempi a Teramo non sono bastati terremoti, alluvioni, rischio idrico, crisi e immobilismo politico. Oggi ci si mette anche il ritardo spaventoso nella riconsegna dei lavori di rifacimento del Corso San Giorgio. A settembre saranno 2 anni che la strada dello shopping teramano è un cantiere polveroso e davvero poco attraente. Il cronoprogramma presentato in pompa magna dal sindaco Brucchi prima della sua rielezione a primo cittadino parlava di 18 mesi complessivi per ripavimentare sia il corso nuovo e sia l'antico corso De Michetti. Una previsione leggermente errata, visto che siamo ad un terzo dell'opera. La lentezza dei lavori è snervante e nel frattempo i negozi chiudono e i commercianti teramani finiscono sul lastrico. Oggi è lunedì e nessuno sta lavorando qui per il corso di Teramo. Sì, si continua a verificare quelle che abbiamo constatato la settimana scorsa e anche sottoscritto con un pubblico documento in cui l'impresa smette di lavorare la posa in opera del pavimento nel venerdì, nel primo pomeriggio e poi ritornano normalmente il martedì. Questo ritardo che cosa ha comportato a voi commercianti? A noi commercianti ha portato il disastro, il dissesto finanziario di tutte le attività. Siamo oberati di debiti con gli istituti di credito per chi ha mutui nel ritardo dei pagamenti. L'amministrazione come si giustifica? L'amministrazione non si giustifica e ogni tanto c'è qualcuno che parla, fa degli annunci, il sindaco poi è specializzato nell'annuncio di fine lavori. Nella città di Teramo si vive un momento di forte depressione economica e morale. La ripresa legata al commercio sembra allontanarsi e i titolari dei negozi del centro storico, sgomenti ma molto arrabbiati, convocano amministratori e cittadinanza in assemblea pubblica per gridare il dolore di un capoluogo in agonia. L'incontro deve essere fatto con il sindaco, con il direttore dei lavori, l'architetto fra l'altro anche progettista dell'opera, con il titolare dell'impresa e l'assessore al rame di riferimento se c'è. Perché noi qui assistiamo quotidianamente a dibattiti sulla stampa, a litigi sugli poltrone, mentre la città sta al collasso. Tante attività commerciali hanno già chiuso i battenti per questa situazione che si è creata. Anche marchi importanti a livello nazionale e internazionale e non ne riusciamo a venire a capo. Siamo molto preoccupati per il futuro prossimo, ma anche e soprattutto quello lontano.